Manerba da un po' di tempo è sulle paglie dei giornali per la questione della società, dell'azienda municipalizzata Manerba Servizi. Sono polemiche, sono contestazioni, sono cose amministrative. Chiediamo a Paolo Simoni, sindaco di Manerba, qual è la realtà, visto che ha vissuto anche dall'interno questa vicissitudine, anche come vicepresidente, mi sembra, di Manerba Servizi. Ecco, la storia vera com'è? Ma, ovviamente da parte sua. No, beh, non è, ecco, cerchiamo di fare un po' di chiarezza, perché qui non è una questione né personale, né ideologica, né amministrativa. Ci sono dei documenti che parlano, voglio dire, quando io mi sono insediato sindaco, dopo due giorni è arrivata la Guardia di Finanza di Salò, che ha sequestrato all'interno della Manerba Investimenti, no, servizi, una serie di documenti sulla base di un'indagine penale che è aperto il fascicolo dal 2008, quindi prima del mio insediamento, e questo è un elemento oggettivo che non possiamo sconfessare, pur facendo l'avvocato e partendo sempre dall'articolo 27, che è una parla di presunzione di innocenza finché non c'è una sentenza passata in giudicato. Per cui, però, questo è un elemento oggettivo. Oltre a questo elemento oggettivo ci sono i rapporti, le relazioni di due liquidatori, se vogliamo paradossalmente anche di due aree politiche diverse, in maniera tale da avere evitato qualsiasi tipo di strumentalizzazione. Ci sono le relazioni di 3-4 consulenti che il Comune ha preso, tra cui qualche professore universitario, e penso che questi siano degli elementi oggettivi. Quello che è successo in Consiglio Comunale è un atto semplice, nel senso che di fronte a queste inconfutabili decisioni il Consiglio Comunale ne ha preso atto, ma il Consiglio Comunale non ha fatto nessun processo, non ha celebrato nessun giudizio. Mi spiace che il consigliere Bertini non sia venuto, perché se veniva in Consiglio Comunale poteva eventualmente fare delle valutazioni politiche, ma ribadisco, di politico non c'è nulla, sono tutte questioni tecniche. Io ho fiducia, contrariamente forse a qualcun altro, nella magistratura. La magistratura avrà modo di fare chiarezza, e se questi professori universitari, questi liquidatori avranno sbagliato, pagheranno di persona. Anche se sto parlando ovviamente per paradossi, perché non penso che con tanti professionisti riescano ad arrivare a delle conclusioni concordi in modo erroneo. Se invece, voglio dire, qualcuno altro avrà sbagliato, questo qualcuno pagherà se dovrà pagare. Cioè, penso che si stia strumentalizzando la questione giusto per fare, non so, creare degli scoop e far parlare di Manerba in senso negativo. Ma qui, voglio dire, se la cosa la guardiamo in maniera oggettiva, in maniera reale, nessuno ha emesso una sentenza, e se qualcuno si è sentito condannato, non lo so, mi viene da dire forse aveva la coda di paglia. Ricordiamo che Isidoro Bertini era il presidente di Manerba Investimenti. Sì, vorrei anche ricordare a Isidoro Bertini che nel 2006, quando io diedi le dimissioni da assessore e da consigliere di Manerba Investimenti, ben prima delle mie dimissioni mandai una serie di raccomandate con cui segnalavo a lui, al revisore e all'allora sindaco Mariella Speziani, tutta una serie di irregolarità che a mio parere, perché ovviamente ognuno le cose le vede a suo, c'erano nella conduzione della società. Non voglio dire oggi sono stato buon profeta, perché sicuramente è un momento di sconfitta per Manerba, per i suoi abitanti, per i suoi cittadini, però io penso che in questo momento ognuno dovrebbe stare zitto e fare un serio esame di coscienza, cercare di valorizzare le cose belle di Manerba, evitando polemiche o evitando la politica dello scaricabarile o della persecuzione, perché veramente è una cosa inaccettabile per i cittadini di Manerba. Manerba ha tante cose positive, parliamo di quelle e lasciamo queste cose brutte che vengono giudicate in altre sedi. Non sono oggetto di confronto pubblico, perché voglio dire, i confronti pubblici si fanno sulle idee politiche, qui di politico c'è niente, i confronti eventualmente li faranno i tecnici, li faranno nelle aule di tribunale, li faranno in altra sede, però vorrei che questa pietosa vicenda avesse un fine, perché Manerba deve essere valorizzata per altre iniziative e non certamente per queste cose.